All'azienda Moscati è stato impiantato per la prima volta un defibrillatore sottocutaneo su un paziente a elevato rischio di morte improvvisa. Il dispositivo di ultima generazione non tocca il cuore e i vasi sanguigni. L'innovativo intervento chirurgico è stato effettuato dall'equipe dell'unità operativa di cardiologia diretta dal dottore Lanzillo. I medici per la prima volta hanno impiantato un defibrillatore sottocutaneo, una delle frontiere più avanzate della medicina minimamente invasiva, su un paziente di 58 anni, portatore di esiti di infarto e affetto da una lieve forma di leucemia e a rischio di morte cardiaca improvvisa. Avendo constatato l'impossibilità di impiantare nel paziente un defibrillatore tradizionale a causa di occlusioni venose dovute verosimilmente alla radioterapia alla quale l'uomo era stato sottoposto, i cardiologi dell'azienda Moscati hanno ritenuto che il defibrillatore sottocutaneo, per le sue caratteristiche non invasive, fosse l'unica alternativa possibile per salvare la vita dell'uomo. La direzione sanitaria dell'azienda ha fatto in modo che l'unità operativa di cardiologia potesse disporre in tempi rapidi di questo nuovo defibrillatore e l'intervento eseguito dai cardiologi Francesco Rotondi e Felice Nappi è stato portato a termine con successo. Il dispositivo ha consentito di interrompere la fibrillazione ventricolare che avrebbe potuto causare un arresto cardiaco e per il fatto di essere alloggiato in sede intramuscolare risulterà anche più confortevole per il paziente che è stato dimesso dopo 3 giorni dall'intervento.